C'è un libro tattile a forma di giraffa che conservo nel cestone dei giochi della mia infanzia. Con nostalgia penso a quel tempo. Apro il libretto e leggo: «Ciao, giraffa!». Mia madre mi dice che i nonni paterni mi regalarono questo libretto quando avevo qualche mese. Felice scruto l'altra pagina, ove leggo: «La giraffa beve glu glu!». E mi pare di vedere questo animale dal lungo collo che si disseta, e dunque scruto l'ultima pagina del libro tattile. «Ciao, ciao, giraffa!». E benché io sia adulta e abbia 30 anni, mi pare di ritornare infante, e mentre chiudo il libro la memoria mi regala ricordi. Dei primi mesi di vita non rammento nulla, ma questo libro mi fa pensare. Ma nel cestone dei giocattoli della mia infanzia trovo un altro libro tattile, Titti la giraffa. Mia madre mi dice che fu regalato a mia sorella quando aveva qualche mese, e apro la prima pagina. E vi leggo: «Titti la giraffa ha un corpo speciale. Lei pensa che sia davvero fantastico. Avere il collo lungo è l'ideale per cercare le bacche nei cespugli». E allora, felice, volto la pagina del libretto e scorgo scritto: «Avere il collo lungo è l'ideale per raggiungere i rami più alti». Che bello, penso a mia sorella Giulia e volto pagina e leggo: «Avere il collo lungo è l'ideale per guardare le stelle del cielo». Ma ecco, il libriccino morbido mi fa vedere un'altra pagina. E sussurro: «Ma anche per fare il passo incrociato, e mi piacerebbe fare tale passo con la giraffa». Ma ecco, volto di nuovo pagina e leggo: «Ma qualche volta il fantastico corpo di Titti si annoda tutto, ops! Questa giraffa sembra una contorsionista». Ed ecco, chiudo il libriccino. E mentre lo ripongo penso a me, Marina, quando avevo 2 mesi, e a mia sorella Giulia quando ne aveva 3. Ma ecco, torno al presente. Nella casa di mia sorella c'è una cameretta per sua figlia Matilde, che è nata da 2 settimane. Un metro a forma di giraffa si staglia, pronto a misurare l'altezza di Matilde appena crescerà. Io dico a mia figlia Celeste: «Guarda, tua cugina è nata da poco». E mostro a mia figlia un giochetto che ho comprato per Matilde. Un tappetino sul quale si staglia una bella giraffa. «Ma ecco», dico a Celeste, «guarda, sul tappetino si può montare un piccolo arco pieno di giocattoli». Essi pendono e Matilde si divertirà a guardarli. Dico a Celeste: «Non vedo l'ora che Matilde si posi su questo bel tappetino, che le regaleremo al più presto». Poi aggiungo: «Guarda, Celeste, in fondo a questo bel tappeto c'è uno strumento musicale. Presenta dei tasti che a contatto con i piedini di Matilde emetteranno dei suoni. Questo è il regalo personale che io faccio a tua cugina Matilde, cara Celeste, e metto anche un bel biglietto: è nata con l'immagine di una giraffa». E firmo il biglietto: «Zia Marina». Ma ora Matilde deve rimanere qualche giorno in ospedale, niente di grave, va tutto bene. Allora io, per consolare Celeste del fatto che deve attendere il ritorno a casa di Matilde, scrivo una storia e la realizzo in tessuto morbido. Questa fiaba ha per titolo «Gira giraffa, salva Matilde».
Ora, piccola celeste, te la leggo, mentre tu attendi l'arrivo a casa di tua cugina. Ho dedicato questo libro a tutte le bimbe di nome Matilde. Ed ecco, mia figlia siede accanto a me, io volto pagina e pian piano inizio a leggere. Guardate, Matilde è appena nata e la sua mamma sarebbe contenta se non fosse che la bambina, a causa di una forza magica e misteriosa, è volata niente po' di meno che sulla luna, ove dorme beatamente in attesa che qualcuno la recuperi e la riporti a casa. La mamma di Matilde cerca la sua bella bimba ed ecco, una notte la sogna. Nella visione onirica la signora Giorgia, questo è il nome della mamma, vede la sua piccina in cielo, sdraiata sulla falce di luna. Quest'ultima dice in sogno a Giorgia: c'è qualcuno che ti può riportare Matilde e si tratta di Gira Giraffa, la regina del regno degli animali fatati, capito? Ed ecco, noi ora voltiamo pagina e leggiamo. La signora Giorgia, mentre dorme, si domanda chi siano questi animali fatati. Ed ecco, nel sogno vede comparire un bel musetto che dice: sono Orsetta Rosella e Gira Giraffa mi ha mandato da Matilde a portarle i miei doni. Ora io volo tra le nubi e a breve raggiungerò la piccina che dorme sulla falce di luna placidamente. La sto raggiungendo e le offro i miei doni dicendole: io sono Orsetta Rosella e vivo nella foresta densa di fitti alberi. Porto a Matilde il dolce rumore delle foglie che oscillano al vento e il profumo delle cortecce. Dono alla piccola la magia del sole che all'alba e al tramonto fa capolino tra i rami. Giorgia ascolta in sogno ed ecco, voltiamo pagina e leggiamo. Ed ecco, mentre dorme, vede nella visione onirica un bell'animaletto che dice: sono unicorno arcobaleno e Gira Giraffa mi ha incaricato di portare i miei doni a Matilde. Ora dunque io sono su una mongolfiera, grazie alla quale a breve raggiungerò la piccina che dorme beata sulla falce di luna. Andrò da lei e le farò i miei doni. Giorgia non vede l'ora di sapere di quali regali si tratti e Unicorno Arcobaleno dice: donerò a Matilde la magia dei colori della mia criniera. Quando ella sarà grandicella inizierà a dipingere, diverrà un'artista veramente molto brava. Giorgia non può che gioire per tali parole e immagina la bimba con pennello in mano. E ora noi voltiamo pagina e leggiamo, ma ecco nella visione onirica la donna vede due piccoli draghi appena usciti dall'uovo. Uno di essi dice: Gira Giraffa ci ha incaricati di portare a Matilde i nostri doni. Dunque noi draghetti siamo usciti da fiabe avventurose e tali favole portiamo a Matilde. Passato qualche anno, tu Giorgia leggerai queste favole alla bimba. Esse racconteranno di draghi cattivi che vogliono distruggere il regno della terra, ma narreranno anche di draghi buoni che si contrapporranno a quelli malvagi e lotteranno per salvare il pianeta e vinceranno. Tu, Giorgia, leggerai queste fiabe a Matilde. Lei sarà molto contenta di ascoltare tutte queste belle storielle, ma ora voltiamo pagina. E leggiamo, ora Giorgia continua a sognare, nella visione scorge due animaletti. Il più grande di essi si presenta dicendo: sono Orsetto Nastro Rosso e sulla mia testa c'è Coniglio Bianco Latte che regge il cannocchiale insieme a me. Grazie a tale strumento io cerco di localizzare la precisa posizione dello spazio in cui si trova Matilde. E così, dopo che avrò visto ben bene il luogo, traccerò una mappa che sarà di aiuto a Gira Giraffa quando essa andrà a recuperare la bambina.
Giorgia ammira i due animaletti e spera in cuor suo che riescano a localizzare alla perfezione la posizione di Matilde, in modo che la bimba possa essere riportata tra le sue braccia. Ma ora voltiamo pagina. E leggiamo. Arriva allora in sogno a Giorgia niente po' di meno che elefantessa Fiorisa, la quale porta sul capo una bella corona di fiorellini colorati. Ma soprattutto l'elefantessa dalla proboscide spruzza tantissimi cuori che volano in alto. Fiorisa dice: «Gira giraffa mi ha incaricato di portare l'amore a Matilde». L'amore nobile bello, quello con la maiuscola, dunque amore per la sua mamma e il suo babbo, per i nonni, per i cugini, per gli amici. Così dice Fiorisa e riprende: questi cuoricini che escono dalla mia proboscide volano fino a Matilde e gettano nella sua anima tutto l'amore possibile, quello che spalanca i cuori al bene. Ma ora voltiamo pagina e continuiamo a leggere. Giorgia continua a sognare, nella visione onirica vede una bella elefantina in compagnia di un piccolo cucciolo. Essa dice: «Sono elefantessa Mimma in compagnia di Ciccio, entrambi siamo su una barca che naviga non nel mare ma nel cielo». Dalla barca pende una stella luminosissima e magica che è la stella dei desideri. La porteremo a Matilde per ordine di Gira Giraffa e la bimba, appena sarà un po' più grandicella, poserà tale stella sul suo cuore e formulerà un desiderio. Esso si avvererà, poiché tale astro è fatato e la sua luce è magica e rende vere tutte le cose desiderate. Dunque ora, grazie a questa barca, porteremo la stella a destinazione e dunque voltiamo pagina e leggiamo. Giorgia in sogno gioisce, ma la sua felicità diviene piena quando nella visione onirica vede un uccello candido che avanza con portamento solenne e reca sul capo una corona. Esso dice: «Sono Cigno Splendora e sto per librarmi in volo. Per ordine di Gira Giraffa devo raggiungere Matilde e portarle i miei doni». Giorgia esulta e gioisce e si domanda di quali doni si tratti. Allora Cigno Splendora dice: «Porterò a Matilde il colore del mio piumaggio e la sua magia. Le donerò il bianco della neve che nell'inverno cade con i suoi candidi fiocchi. Poi elargirò a Matilde il bianco del latte dal sapore di mamma». Così dice il cigno e Giorgia prova gioia. E ora noi voltiamo pagina. E leggiamo: ma ecco, la donna vede ora in sogno due coniglietti su una mongolfiera. Si stanno abbracciando e all'unisono dicono: «Per ordine di Gira Giraffa noi dobbiamo raggiungere Matilde e regalarle la magia dell'abbraccio e dell'amicizia». Ed ecco, uno dei due coniglietti sussurra: «Io mi chiamo Cico Pieveloce. Sono in compagnia di Lella e ci vogliamo un gran bene. Chi trova un amico trova un tesoro e io sono un tesoro per Lella e lei è un tesoro per me. Dunque arriveremo, grazie a questa mongolfiera, da Matilde, le doneremo tutto il calore dell'amicizia e dell'abbraccio sincero». Parola di Cico Pieveloce. Giorgia è felice e noi voltiamo pagina e leggiamo. Ed ora la mamma di Matilde vede in sogno niente po' di meno che Gira Giraffa, la quale si presenta e dice: «Sono io la regina del regno degli animali fatati e li ho incaricati di portare alla tua piccola bimba i loro doni. Adesso io allungherò il collo fino alla falce di luna, ove Matilde dorme, e la riporterò a te». Giorgia in sogno esulta e non vede l'ora che si avveri quanto Gira Giraffa ha detto, pertanto attende. Attende che essa allunghi il suo collo magico fino alla luna per riportarle la sua piccina.
Gira Giraffa dice: Giorgia, tocca il mio collo, pensando a Matilde e al tuo amore per lei. La donna ubbidisce e il collo di Gira si fa lungo e noi voltiamo pagina e leggiamo. E in men che non si dica, Gira carica sul suo muso Matilde. Qualcuno ha mandato in aiuto una mongolfiera, ma Gira dice che essa non serve. Pian piano ritrae il suo collo e deposita Matilde sulle ginocchia di Giorgia. In sogno la donna vede la sua piccola ed esclama: «Ciao!» e aggiunge: «Come sei bella e come sei cresciuta!» Matilde sorride, la signora Giorgia ringrazia Gira Giraffa e tutti gli animali del regno. Poi abbraccia Matilde e si sveglia. Ora la piccina dorme beata. Giorgia corre a vederla e la scorge veramente identica come l'ha vista in sogno. Allora con la fantasia abbraccia Gira dicendole: «Grazie, hai salvato Matilde!» Ed ora, Celeste, noi chiudiamo il libro e guardiamo il tappetino pronto per Matilde. Tra qualche giorno arriverà a casa dall'ospedale e tu, Celeste, potrai guardarla e vedere com'è carina. Ma ecco, guarda i tasti in fondo al tappetino. Con la fantasia possiamo immaginare che già adesso Matilde li tocchi con i suoi piedini. Ed ecco, sempre con la forza dell'immaginazione vediamo i tasti illuminarsi e sentiamo una dolce musica. Non è meraviglioso tutto questo? Guarda, i tasti cambiano colore e sembrano dire: a breve Matilde arriverà a casa, sarà Gira Giraffa che la porterà. Allora noi, cara Celeste, dobbiamo essere contente e ringraziare in anticipo Gira Giraffa. Mia figlia guarda i tasti luminosi del tappetino, poi si rivolge di nuovo al libro di stoffa che io ho realizzato e lo prende in braccio, come fosse un giocattolo, e io le dico: questo sarà il tuo regalo speciale per Matilde. Ma prima di donarlo a tua cugina ci divertiremo un po' noi. Lo rileggeremo, lo guarderemo. Senti, Celeste, c'è una voce, sembra quella del babbo che dice: giochiamo con Gira Giraffa?